La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un'idea che sembra astratta, lo sviluppo sostenibile. Kofi Annan. Buongiorno amiche e amici, Gab qui per voi e benvenuti nell'episodio di oggi di Deep Green, il podcast di Green Stuff Blog, fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify. Segui il canale ed attiva la campanella per non perderti il prossimo appuntamento di domani. E ora, prima di iniziare il podcast, vorrei ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito, ma anche Valerio Piga che ieri sera è venuto a trovarci proprio nella nostra puntata live di SOS Difensori, in onda ogni martedì in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch e sulla nostra pagina Facebook. Valerio Piga ci ha raccontato di un progetto di riqualificazione, messo proprio tra virgolette, che prevede l'abbattimento di decine e decine di alberi in salute distribuiti lungo il viale Trieste a Cagliari, che si estende per circa 1400 metri. Ora immaginate quanti alberi ci stanno in quasi un chilometro e mezzo e avrete davanti un progetto scempio che però probabilmente non sta prendendo in considerazione che Viale Trieste con i suoi alberi è sono probabilmente considerati monumentali e di conseguenza protetti dalla legge. Dico probabilmente perché ancora la cosa non è stata definita del tutto, o meglio, nel dibattito cittadino che si sta sviluppando in questo momento c'è chi dice che lo siano, c'è chi dice il contrario. Quindi vi terremo aggiornati. Noi ovviamente ci schieriamo dalla parte di tutti quanti i cittadini di Cagliaritani, che sono, tra parentesi, tantissimi, che si stanno battendo per salvare gli alberi di Viale Trieste, che di quale colpa si sono macchiati questi alberi, che comunque sono godono di ottima salute. Si sono macchiati fondamentalmente dell'imperdonabile errore di aver sollevato l'asfalto qua e là e di aver spaccato qualche tombino di tanto in tanto. Ora, se ci fosse in Italia la cultura della manutenzione, probabilmente certi abomini spacciati per progetti di riqualificazione li vedremmo forse solo nei film di fantascienza. E invece no. Ce li dobbiamo sorbire nel mondo reale. Andiamo a noi. Andiamo all'argomento di oggi. Oggi io in realtà vorrei fare solo delle considerazioni insieme a voi riguardo a quello che sta accadendo nella politica in Germania e di come sarebbe se in Italia si verificassero alcune condizioni simili a quelle tedesche di questi giorni. Nelle ultime elezioni tedesche, il Partito dell'Unione Democratico Cristiana, quello che ha sempre governato praticamente da quando io sono nato con Angela Merkel, orfano di Angela Merkel, ha subito un tonfo clamoroso verso il basso, favorendo la ribalta dei Verdi e del Partito dei Socialdemocratici, che insieme ad un altro partito, il Partito Democratico Libero, costituiscono la nuova alleanza di governo del paese, economicamente più forte dell'Eurozona. La cosa interessante da sottolineare è come queste tre diverse forze politiche si siano organizzate e coalizzate intorno a dei contenuti, a delle idee, dei progetti da attuare proprio rivolti alla transizione ecologica, che quindi diventa una sorta di asse portante di tutta l'azione dell'esecutivo tedesco. Prima di arrivare alle dichiarazioni e alle intenzioni di questo nuovo governo, però, vorrei fare una piccola precisazione, ricollegandomi ad una cosa che è giusto ricordare, risale a prima delle elezioni, che sarebbe l'intenzione e l'avvio delle procedure per chiudere progressivamente tutte le centrali nucleari della Germania, non ritenendole in linea con la transizione ecologica. Scusate, ho un lapsus. Non ricordo, ma ne abbiamo mai parlato di nucleare? Ah sì, la settimana scorsa, certo. Sì, adesso ricordo. Ricordo anche che, insomma, le conclusioni potevano essere bene o male le stesse, no? Tanto per supportare la mia tesi. Vabbè, andiamo al nuovo governo di adesso, che ovviamente sta confermando quella politica sul nucleare e sta aggiungendo altro. Molto altro. Sembra quasi che la Germania sia rimasta insoddisfatta dai risultati della COP26, dato che a un paio di settimane dalla sua conclusione hanno fatto annunci molto, ma molto, ma molto più ambiziosi.
Allora, mi limito a tre annunci che sono molto molto potenti. Eliminare gradatamente l'utilizzo del carbone come fonte di energia entro il 2030. Precedentemente per la Germania questo obiettivo era fissato al 2038. Stanno quindi volendo anticipare di 8 anni, il che va anche oltre quello deliberato proprio nella COP26, dove si parla di una riduzione del carbonio al 2030. Poi, il raggiungimento della quota dell'80% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro un decennio. Cioè, vabbè, buona sostanza al 2030, ma potrebbe sforare di qualche annetto, magari male che vada al 2032. E poi favorire la messa in circolazione di 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. Allora, queste tre iniziative sono molto potenti. Sono molto potenti perché danno una chiara indicazione di quello che è l'obiettivo, la visione del governo tedesco. E anche l'ambizione, perché promettere sia il raggiungimento della quota dell'80% di energia prodotta da fonti rinnovabili e anche la messa in circolazione di 15 milioni di veicoli elettrici, le due cose insieme sono molto ambiziose, perché verosimilmente 15 milioni di veicoli elettrici faranno consumare e lievitare di gran lunga il consumo energetico della Germania. Quindi quell'80% è un 80% che tecnicamente è più dell'80% attuale, sarà un 80% molto più alto. Quindi voi direte: solo questo? Perché comunque sono solo tre cose. Beh sì, ma la Germania comunque ha già fatto molte delle cose che noi dovremmo ancora fare. Partire da un'economia circolare un po' più evoluta, dalla cura del verde urbano ed extraurbano, che là ti da oggi peggio di Messina denaro, ragazzi. Non ci nascondiamo dietro un dito. Dai, su, insomma, cerchiamo di dire le cose come stanno. L'idea di fondo che ha spinto questi tre partiti a confluire uniti in una coalizione di governo è proprio quella della transizione, ma della transizione vista come un'opportunità non solo per scongiurare la crisi climatica, ma anche di poter costruire un ruolo importante nella cartina geografica post decarbonizzazione, offrire più lavoro ai tedeschi con le rinnovabili rispetto che col fossile, per fare respirare aria più pulita ai propri cittadini. E non credo che ci possano essere cose tanto più importanti. In poche parole, agire e proseguire nella transizione ecologica non serve solo al pianeta. Serve all'economia, con la creazione di migliaia e migliaia di posti di lavoro in più. Serve alla salute, perché un'aria più pulita nelle città farà ammalare molte meno persone rispetto a oggi. Serve perché, come ha detto Kofi Annan, questa è la più grande sfida del nostro secolo. Vedo tutto questo e vi dico sinceramente che mi viene una mezza tentazione di trasferirmi in Germania, tanto voglio dire, sono già all'estero vivendo qui a Londra, lo scoglio di dover vivere in una nazione straniera l'ho già passato da mo'. Il problema sarebbe la lingua, che non mi ispira particolarmente, ma insomma, vabbè, cazzate a parte. Vedo tutto questo e mi chiedo: perché in Italia siamo così indietro? Indietro nell'economia circolare, indietro nella riforestazione, nella creazione di boschi urbani, nella transizione energetica, nell'abbandono di vecchi schemi che tengono il dibattito ancorato ad ideologie che rimangono in vita, il tempo della discussione per poi morire per inadattabilità nella vita reale. Riapriamo i cantieri, facciamo il ponte sullo stretto, continuiamo a scavare una galleria in mezzo all'amianto per collegarci con la Francia, creando una seconda linea, perché quella che c'è già gira a mezza vuota, così in futuro di linee ce ne saranno due vuote per il 75% ciascuna. No, questa è mia. Non lo sto parafrasando nessun politico, perché in realtà nessun politico lo dice. Allora, lo dico io. Da italiani ci facciamo sempre vanto di noi stessi. Siamo un popolo di santi, poeti e navigatori che in tempi antichi furono il centro del mondo civilizzato. Ma oggi è il primo dicembre del 2021, tra poco anche quest'anno finirà e siamo solo l'ombra di ciò che fummo in passato. E così termina il podcast di oggi, così un po' nostalgico, diciamo. Seguiteci su Spotify, noi ci sentiamo domani per un nuovo episodio di Deep Green. Gap qui per voi, da Green Stuff è tutto. Let's spread green.
Allora,